Ancora una tragedia sul lavoro in provincia di Salerno. Un uomo di 60 anni, di San Valentino Torio, è rimasto ucciso schiacciato dalla cisterna. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio a Nocera Inferiore in via Cucci intorno alle 17.30. Sul caso è stata aperta un'indagine da parte delle forze dell'ordine. Stando a quanto accertato dai vigili del fuoco e dal comando di polizia municipale giunti sul posto, l'uomo stava lavorando con un'auto espurgo, un automezzo speciale, dotato di serbatoio a tenuta stagna che, attraverso una pompa di vuoto, raccoglie il liquame prelevato dalle fosse. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma mentre l'uomo stava svolgendo una classica manovra da lavoro al di sotto della cisterna, avrebbe inavvertitamente innestato la leva che ha portato ad abbassare la prima. Così sarebbe rimasto schiacciato dal peso del serbatoio. L'uomo stava lavorando anche con un'altra persona. In pochi minuti sono giunti sul posto gli agenti della polizia municipale che hanno chiuso la strada per permettere poi ai vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli di eseguire tutte le operazioni del caso. Sul caso è stata quindi avviata un'indagine seguita dal sostituto procuratore Roberto Lenza, che attende una prima informativa delle forze dell'ordine su quanto accaduto. Non è escluso che lo stesso mezzo venga sequestrato per permettere agli inquirenti di svolgere tutte le verifiche del caso. Ovviamente la salma del sessantenne è sottoposta a sequestro e a disposizione delle autorità giudiziarie.